Benvenuti in questa nuova puntata di Donne di Fede. Oggi parleremo di maldicenza, un argomento che interessa tutti. Vi chiedo di restare connessi perché è importante capire quali sono i danni che provoca la maldicenza e vi chiedo di restare connessi anche con un cuore predisposto, perché tante volte parlare di certi argomenti così delicati può urtare la sensibilità di qualcuno, ma tutti noi abbiamo un unico desiderio, quello di fare meglio la volontà di Dio. Quindi oggi parleremo della maldicenza, che non sono semplici conversazioni, perché stare insieme a degli amici e conversare, intrattenere delle conversazioni è un mezzo appunto per mantenere vive le relazioni, per comunicare con gli altri. Il problema nasce quando da semplici conversazioni si arriva veramente a fare dei pettegolezzi, della maldicenza e a volte anche della calunnia. Quindi è importante riconoscere quali sono le conversazioni semplici, quali sono pettegolezzi, qual è maldicenza e qual è calunnia. E noi vogliamo appunto oggi parlare di questo argomento così importante e delicato e considerare che è un male che veramente dilaga, che è una piaga che ormai ha preso un po' tutti. Se pensiamo anche che in TV, per esempio, trasmettono delle trasmissioni dove non si fa altro che spettegolare dalla mattina alla sera parlando di tutto e di tutti. E questo purtroppo ha convinto le persone che la maldicenza e il pettegolezzo siano peccatucci da poter considerare minimi, però così non è. Prima di andare avanti e di presentarvi il nostro ospite speciale, perché oggi a Donne di Fede abbiamo un ospite speciale in collegamento, vogliamo subito vedere la gente cosa pensa che sia la maldicenza. Eliana Salerno e Cristina Ricci. Pace amiche, sorelle, Donne di Fede, ciao Marianna. La domanda di oggi è: cosa pensi della maldicenza? Secondo te può portare danni? Vediamo cosa ci rispondono da Paterno in provincia di Potenza. Io vi saluto e Dio vi benedica. Una cosa molto negativa, mi sono trovato alcune volte ad essere parlato male alle spalle e questo mi ha portato a rivedere la mia lista di amici. Qualcosa di molto molto negativo, soprattutto quando si usa verso dei giovani, perché questo porta difficoltà nella loro crescita e quindi è lì che comunque ci saranno delle paure, delle ansie. Non deve esistere perché provoca danni a altre persone. Crea e provoca dei danni a determinate persone. Può causare molti danni dal punto di vista delle famiglie e anche in quelle persone che possiamo reputare deboli. Benedizioni anche qui da me, dall'isola di Capri, e vogliamo vedere un pochino cosa pensano le persone della maldicenza. Vediamo un po' qui sull'isola cosa si pensa della maldicenza. Ha degli effetti? Chissà, vediamo un pochino l'opinione comune qual è. Non è mai una cosa positiva né per se stessi né per gli altri. E quindi dire sempre bene è molto importante, o piuttosto evitare di parlare o di dare giudizi. Parlare male, dire male, sapete quante volte inconsapevolmente l'ho fatto, l'abbiamo fatto, i nostri genitori l'hanno fatto e io posso dire con l'esperienza che ho vissuto che mi sono dissociata da tutte quelle cose che mi sono state dette, ma involontariamente anche dai miei familiari, ho avuto questa esperienza personale e mi sono salvata su questo, perché non volendo possiamo fare degli errori e subirne le conseguenze, quindi dico con tutto il cuore no alla maldicenza. Le parole dette superficialmente, la maldicenza, cioè il parlare male di qualcuno, sono spesso delle vere e proprie maledizioni. Mi viene da dire che uccide, spesso anche inconsapevolmente, non ci si rende conto, e nessuno ne è indenne. A volte ci lasciamo coinvolgere in giudizio, in critiche, nel semplice riferire cose che non interessano né a noi né a chi le sta ascoltando per il puro gusto di raccontare qualcosa. Con una parola detta si può distruggere completamente sia una famiglia o un'amicizia, e questo può distruggere praticamente amicizie, persone, famiglie. E che dire, la maldicenza per me è una cosa
brutta, no? Quando la vediamo nelle persone. Però io sinceramente quello che mi sento di dire è che ogni persona ha un passato, ha un vissuto, quella persona che ha subito nel passato. Io questo ho imparato, a non giudicare, perché ognuno ha un passato difficile. Non ha un cattivo effetto solo su chi la subisce, quindi la persona innocente sulla quale viene detta una cosa negativa, ma ha un impatto ancora forse peggiore sulla persona che l'ha detta. E quindi chi dice anche qualcosa di negativo su qualcun altro viene impattato negativamente, perché ovviamente non viene più creduto, ovviamente non viene più preso in considerazione, ma soprattutto onestamente io quando so che qualcuno dice qualcosa di male su un'altra persona, io mi guardo bene dal parlare e dal stare vicino a questa persona. Quindi credo che sia un po' una cosa negativa a tutto tondo da evitare in ogni caso. Bene, siamo tutti d'accordo quindi che la maldicenza è un male che rovina le relazioni, che rovina addirittura, che compromette la reputazione dei nostri conoscenti, dei nostri amici, addirittura a volte delle persone che più amiamo. Quindi veramente è un male molto grave. Ma la cosa che dispiace di più, soprattutto ai figli di Dio, è che la maldicenza purtroppo si è radicata, si sta radicando sempre più forte anche nel popolo di Dio. Quindi è un male da estirpare. E come lo possiamo estirpare se non ammaestrandoci l'un con l'altro, se non mettendo in evidenza i mali che provoca, le ferite che provoca la maldicenza? Quindi oggi di questo argomento così bello, così profondo e importante ne vogliamo parlare con Elio Marrocco, che è in collegamento con noi da Toronto, Canada. Vediamo un po' se c'è. Elio, benvenuto. Non ti sentiamo? Sì, okay. Grazie dell'invito. Perciò oggi sono sicuro spenderemo questo bel tempo insieme a Marianna. Bene, Elio, come hai potuto sentire dalle interviste, tutti siamo d'accordo che è un male la maldicenza, ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, ti voglio chiedere, per chi non ti conosce, anche se la maggior parte del pubblico di Donne di Fede già sa chi è Elio Marrocco, ti chiedo brevemente di presentarti e di raccontarci chi è Elio Marrocco. Beh, sono nato in Monte San Biagio, provincia Latina, nel villaggio di Portella, si chiama, sulla via Appia. Sono immigrato con i miei genitori in Australia quando avevo 14 anni, ho studiato lì, scuola biblica, università, e poi con mia moglie abbiamo speso del tempo sia in Italia che Montreal, Canada, poi in Australia di nuovo, ed ora sono 17 anni che ci troviamo di nuovo a Toronto. Sono pastore evangelico, abbiamo una bellissima comunità qui a Toronto. Il Signore mi ha dato anche la gioia di scrivere 4 libri in lingua italiana, e sono anni che anche visito l'Italia, le tante chiese. Ho tanti amici lì in Italia, per me è sempre motivo di gioia quando ho l'opportunità di contribuire al nostro caro popolo italiano. Elio, grazie intanto a nome di tutto il pubblico di Donne di Fede che ci segue sicuramente con attenzione, perché già abbiamo ricevuto tanti messaggi di persone interessate all'argomento. E appunto stavamo dicendo che la maldicenza è un peccato, è un peccato anche davanti a Dio, perché nella Bibbia in Proverbi 18:8 c'è scritto che la maldicenza è considerata come una ghiottoneria che diventa piacevole fino a penetrare nell'intimo delle viscere. Quindi vediamo un Dio irremovibile su questo peccato, perché in Proverbi 19:16 c'è scritto: non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né attesterai il falso a danno della vita del tuo prossimo, io sono il Signore. Quindi Elio, parlando proprio di maldicenza, pettegolezzo, calunnia, ci vuoi spiegare innanzitutto qual è la differenza tra questi tre mali che ormai sono diventati per noi una piaga?
La maldicenza è un atteggiamento ostile che si manifesta col parlare del prossimo. È un discorso malevolo, dannoso, come abbiamo già sentito dai diversi ospiti nelle interviste. La maldicenza è una cattiva abitudine di sparlare degli altri con malignità. Il maldicente mira a denigrare la fama del prossimo, insiste nel presentare quei difetti che possono infamare una persona, sminuire una persona. La calunnia è una diceria, una imputazione coscientemente falsa con cui si attribuisce a una persona una colpa, un reato, che offende la reputazione, ma è una bugia, non è la verità. Il pettegolezzo è una chiacchiera, scambio di parole per passare il tempo. La differenza fra i tre, credo che la maldicenza sia la peggiore, uno spirito malevolo che desidera il male di qualchedun altro. Perciò tra la calunnia, maldicenza e pettegolezzo, la maldicenza credo che sia la peggiore. Però ci sono dei versi che voglio leggere insieme a te in Proverbi 10:18 che dice: chi sparge calunnia è stolto. Esodo 23:1: non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Salmo 34:13: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Ti volevo chiedere, Elio, perché un comandamenti così perentori da parte del Signore? Quello che dobbiamo comprendere è che Dio ama le persone. Anche se Dio ha creato tutto il mondo attorno di noi, gli alberi sono belli, i delfini sono belli, le balene sono belle, gli animali che a volte piacciono a noi, cani, gatti, tutto va bene, ma Dio è molto più interessato nelle persone. Perciò quando tocchiamo le persone stiamo toccando il cuore di Dio. Ecco perché il Signore ha fatto un comando così esplicito che non si può cambiare, che non si può discutere, perché la maldicenza fa male alle persone che Dio ha creato secondo la sua immagine. Perciò dobbiamo stare attenti a mai far male al prossimo. Infatti Gesù ha detto, quando gli è stato chiesto qual è il comando più importante, Gesù ha detto: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, la forza, la mente, e poi ama il prossimo come te stesso. Quando noi stiamo a maledire, non stiamo amando il prossimo e forse non stiamo amando neanche noi stessi. Sì. Quindi, diciamo, il pensiero di alcuni intorno alla maldicenza, alcuni pensano che la maldicenza sia un peccato minore. Possiamo dire che hanno ragione o hanno torto queste persone a pensare che la maldicenza è un peccato minore? Beh, credo che noi mettiamo i gradi ai peccati, ma a Dio tutti i peccati sono peccati. Ma credo che questo qua che ha a che fare con denigrare le persone sia un peccato molto elevato, anche se noi pensiamo che non lo sia. Il maldicente disunisce gli amici migliori, dice la Bibbia. In Isaia le armi dell'impostore sono malvagie. Egli forma criminosi disegni per distruggere l'indifeso con parole bugiarde. Il teologo riformatore Giovanni Calvino disse: nessun danno maggiore può essere inflitto agli uomini come il ferire la loro reputazione. La maldicenza è distruttiva, è irresponsabile, è dannosa. Viviamo in una società che ama il gossip, che
che ama il pettegolezzo, lo vediamo nei programmi, nei giornali, nelle riviste. L'Apostolo Giacomo ha detto: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare. Pietro l'Apostolo ha detto: sbarazzandoci di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Perciò maldicenza è letteralmente il peccato di coloro che si incontrano in piccoli gruppi per comunicare informazioni che distruggono un'altra persona. Dobbiamo pensare che la parola diavolo nel greco significa calunniatore. Quindi chi calunnia il suo prossimo sta facendo l'opera del diavolo. Perciò non è un peccato superficiale, è un peccato terribile che dovremmo tutti dire: Signore, aiutaci a stare lontano dalla maldicenza e dal calunniare il prossimo. Purtroppo l'uomo, iniziando da Adamo, giustifica sempre i suoi peccati e anche in questo peccato di maldicenza trova sempre delle giustifiche. Quali sono le giustifiche che spesso hai sentito da chi pratica la maldicenza? Credo che a volte persone dicono: sì, ma noi stiamo solamente cercando di aggiustare le situazioni e stiamo parlando perché vogliamo criticare per il bene. Ma credo che questo è sbagliato, perché aggiustare una situazione dobbiamo andare alle persone giuste. Perciò se la Bibbia ci incoraggia, se qualcuno ci ha offeso, dobbiamo andare alla persona che ci ha offeso e cercare di chiarire la situazione. Quando noi andiamo da una persona ad un'altra per cercare di aggiustare la situazione, non l'aggiusteremo mai. Anzi, stiamo causando danni invece di aiutare la situazione. Perciò si aggiusta la situazione andando dalla persona che ha fatto il male, non alle altre persone, per criticare e per denigrare quella persona che ha fatto qualche male. Potrà anche essere il caso che un male è stato fatto, ma bisogna aggiustarlo nella maniera giusta, andando alle autorità giuste, non a tutte le altre persone. Prima hai citato un verso, Elio, hai citato il verso scritto in Proverbi 17,9: chi copre di sbagli si procura amore. Giusto, l'hai citato prima, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Ma questo che significa? Che noi dobbiamo stendere un velo pietoso su tutte e su tutti? No, ma come ho detto, bisogna aggiustare le situazioni andando alla persona che ha causato qualche danno. Perché tutti sbagliamo, nessuno è perfetto. La persona che calunnia e maledice è perché si sente meglio degli altri e forse pensa che non fa nessun sbaglio. La Bibbia dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Perciò dobbiamo riconoscere che per la grazia di Dio che siamo quel che siamo. Maledire non aggiusta niente, causa più danni e forse ci fa sentire meglio degli altri. Giusta osservazione, forse alcuni parlano male degli altri proprio per sentirsi meglio, forse questo può essere anche una chiave di lettura. C'è un verso scritto in Matteo 12, 35 e 37 che dice: l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno di giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Quindi è interessante notare come Gesù divide cose buone dalle cose cattive, quindi non esiste una via di mezzo. E quindi noi possiamo dire che la maldicenza e il pettegolezzo siano classificate direttamente nel cattivo, quindi possiamo affermare con certezza che spettegolare, parlare male dei fratelli, veramente è un peccato grave davanti a Dio? No, credo che già, come abbiamo già detto, Marianna, è gravissimo. E non aiuta nessuno, non aiuta neanche a noi. E naturalmente se noi cadiamo nella maldicenza perché nel nostro cuore c'è il male che sovrabbonda nelle parole, come ha detto Gesù. Se abbiamo a cuore l'opera di Dio, dobbiamo avere un cuore che parla bene dell'opera di Dio. Se nei nostri cuori c'è rancore, nei nostri cuori c'è odio, nei nostri cuori ci sono ferite, allora quello abbonda attraverso le nostre parole dovunque andiamo. Si racconta che Socrate, il grande filosofo, ad un amico che gli stava a riferire un gran segreto, una notizia sul conto di un altro, gli ha chiesto: hai passato la tua intenzione ai tre colini? È interpellato su cosa volesse dire con questa frase, Socrate spiegò: sei sicuro che la cosa che stai per dirmi è vera? Sei sicuro che ciò che stai per dirmi sia una cosa buona? Sei sicuro che sia proprio utile che io lo sappia? L'amico comprese e rinunciò a dire quello che stava per dirgli. Perché alla base della maldicenza c'è sempre un profondo complesso di inferiorità, inadeguatezza, che spesso si traduce in vera e propria invidia e competizione nei casi peggiori. L'invidia, la gelosia è cattiva, l'invidia è peggio. La gelosia dice: io voglio quello che tu hai. L'invidia dice: io voglio quello che tu hai e ti voglio distruggere. Perciò l'invidia è parte della maldicenza, è un peccato terribile davanti a Dio, perché noi siamo invidiosi di quello che hanno gli altri, lo vogliamo e vogliamo distruggere a quella persona. E questa è l'opera diabolica, perché Satana è venuto per distruggere, rubare e uccidere, ma noi dobbiamo essere parte di quello che Gesù fa. Gesù è venuto per dare vita in abbondanza. Sai, Elio, sentendo parlare di una persona che vuole vedere distrutto il prossimo, che vuole il male del prossimo, ovviamente noi pensiamo sempre a quelli che non sono rigenerati in Cristo, quelli che non hanno dato il loro cuore a Cristo. Eppure la Bibbia ci parla di religiosi che non tengono a freno la propria lingua, è scritto in Giacomo 1,26, e la loro religione risulta vana. Quindi è possibile che un uomo di Dio, una donna di Dio, cada così profondamente nel peccato della maldicenza fino al punto di rendere vano tutta l'opera che fa per il Signore? Sì, perché quando cadiamo nella maldicenza non soltanto roviniamo la nostra relazione con le altre persone, ma stiamo a rovinare la nostra relazione con Dio, perché Dio non ci ascolta se camminiamo nel peccato della maldicenza. Dio non ascolta le nostre preghiere, e significa che saremo solamente dei religiosi, ma non abbiamo una relazione intima con Dio. Ecco perché ci rende delle persone che stanno a sprecare il loro tempo, la loro vita, perché tutto quello che faremo non sarà mai grato a Dio. Perché prima di tutto Dio vuole che noi abbiamo una relazione intima con Lui, e poi, se siamo veramente figli di Dio, amiamo il prossimo.
Infatti Giovanni ha detto: come possiamo dire che amiamo Dio se non amiamo il nostro fratello che lo vediamo? Dio non lo vediamo perché è spirito e verità, ma vediamo le persone attorno di noi e non possiamo dire che amiamo Dio se non amiamo le persone attorno di noi. E quando stiamo a maledire le persone, non possiamo amare né le persone né Dio. Addirittura, Elio, c'è un verso che dice che fra le sei cose che Dio odia sono il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia dei fratelli. Pensando a quello che stavi dicendo, appunto mi veniva in mente questo verso e pensavo a chi semina discordia tra i fratelli. Allora la mia domanda è questa: ma ti è mai capitato nel tuo ministero, tanti anni di servizio al Signore, di trovarti in una situazione incresciosa dove hai dovuto affrontare questa piaga, questo male che stava portando discordia tra i fratelli? E se sì, come hai affrontato il problema? Beh, naturalmente questo peccato può cadere a tutti noi e ci sono tanti sbagli che ho fatto anch'io e ogni volta che mi ricordo chiedo scusa a Dio perché tutti sbagliamo con le nostre parole, ma è una cosa sbagliare, è un'altra cosa essere intenti a portare male e discordia. Dio odia la discordia. E quando mettiamo discordia nella casa di Dio, stiamo toccando il cuore di Dio, poiché Cristo Gesù ha dato la sua vita per la Chiesa. E noi dobbiamo essere parte della risposta nella Chiesa. Dobbiamo essere persone che uniamo la Chiesa, non dividiamo la Chiesa mai, perché no, dobbiamo stare attenti a non toccare il cuore di Dio, poiché la Chiesa è cara a Dio, l'ha pagata a prezzo di sangue, e perciò noi dobbiamo stare molto attenti a questo. E mi sono trovato diverse volte, ho cercato di mettere la pace dove c'è la discordia. Non è sempre facile, perché quando le persone cadono nella discordia, già sono state manipolate da demoni che hanno offuscato la loro mente e non vedono più la verità. Purtroppo sono state ingannate da Satana. E le persone molte volte si lasciano ingannare e poi diventano strumenti usati da demoni a dividere e non a unire. Elio, però è vero anche che ci sono degli avvenimenti, delle cose che capitano anche purtroppo nelle nostre assemblee di persone che si comportano male. Quindi la mia domanda è: c'è differenza tra fare maldicenza e mettere in guardia? Perché ci sono anche degli esempi biblici, no? Di qualcuno che si comportava male, l'Apostolo Paolo appunto stava a mettere in guardia la fratellanza. Sì, non è sparlare quando stiamo a proteggere. Per esempio, l'Apostolo Paolo ha detto: Alessandro il Ramaio mi ha fatto tanto male, state attenti. Paolo non stava sparlando, non stava neanche a maledire, ma come un buon padre spirituale stava cercando di difendere gli altri da questo Alessandro il Ramaio, che non sappiamo tanto, sappiamo solo che aveva fatto del male all'Apostolo Paolo, forse aveva calunniato l'Apostolo Paolo, perché leggendo ai Corinzi vediamo che Paolo è stato calunniato e anche detto male di lui, era accusato che era un falso apostolo, immagina. E Paolo ha dovuto difendersi mettendosi nelle mani del Signore. Ha detto: io mi raccomando a Dio, non mi metto neanche a combattere con questi, mi raccomando a Dio. Ma ha menzionato Alessandro il Ramaio. L'Apostolo Giovanni anche ha menzionato delle persone che si erano inorgoglite nella Chiesa
e stavano causando divisioni. Perciò quando un servo del Signore fa menzione di qualcuno per prevenire, non è maledire. Questo è qualcosa di buono. E poi non dice una menzogna, ma parla con i fatti. E perciò non è maledire. Ma dobbiamo ricordarci che chi parla del male degli altri a noi, parla male di noi anche agli altri. Chi parla male del prossimo e giudica il prossimo, dimostra di essere arrogante. Arrogante sul fratello o la sorella, arrogante sulla legge dell'amore, arrogante su Dio. Invece dobbiamo mostrare amore verso il prossimo, sottomettendoci a Dio e alla sua legge di amore. L'amore unisce, l'amore diventa un balsamo che toglie le ferite. Noi dobbiamo essere veri figli di Dio e possiamo solo essere veri figli di Dio quando amiamo come Dio ama. Bene, bello. In effetti nella Bibbia appunto c'è scritto che vi riconosceranno dall'amore che avete l'uno per l'altro. Quindi è questo il nostro modo di manifestarsi. Tante volte invece noi pensiamo di manifestarci al mondo parlando, parole, 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 mentre il mondo vuole vedere i figli manifestati, non le parole dei figli, ma dei figli che si manifestano. C'è un verso che dice in Efesini 4:29, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Un verso meraviglioso che addirittura ci fa comprendere il peso delle parole che sono capaci di edificare. Ci vuoi parlare intorno al Ministero della Riconciliazione che abbiamo tutti? Sì, infatti Paolo ha detto ai Corinzi che abbiamo tutti questo ministero della riconciliazione, siate riconciliati con Dio. A volte persone dicono, pastore, io non so quale dono Dio mi ha dato. Almeno hai il ministero della riconciliazione, non soltanto per coloro che non conoscono il Signore, che dobbiamo riconciliarli a Dio, ma Giacomo ci dice anche se quando noi salviamo un nostro fratello, una nostra sorella dal male, stiamo salvando una vita, stiamo riportando qualcun altro a Dio. Perciò se tu conosci persone che gli piace il pettegolezzo, il calunniare, il maledire, affiancati a questa persona. E cerca con l'aiuto dello Spirito Santo di aiutarlo, aiutarla a smetterla e di ritornare nella presenza del Signore con pentimento. E quando salviamo qualcuno, stiamo a salvare qualcuno dalla pena eterna, perché questo è quello che eventualmente succederà. Perderemo la nostra salvezza, perché stiamo a perdere la presenza di Dio nella nostra vita, quando stiamo a maledire. E come Paolo ha detto, utilizzare la nostra bocca, la nostra lingua per fare il bene, per incoraggiare. Dormiremo meglio la sera, la notte, quando stiamo a benedire, non maledire, e usare la nostra lingua per la gloria del Signore, per edificare, non per distruggere. È così facile distruggere. In pochi secondi possiamo abbattere un muro, ma ci vogliono giorni per mettere un mattone su un altro mattone. E perciò la casa di Dio dobbiamo imparare ad edificare, non ad abbatterla, perché è facile farlo. Ma ci vogliono anni per edificare. Perciò utilizziamo la nostra lingua per il bene, per esortare e per incoraggiare.
Quindi, Elio, se il nostro ben parlare edifica, possiamo dire che la maldicenza è una grave forma di violenza che può distruggere più della guerra, può ammazzare più persone della guerra. Ma come possiamo fare per difenderci dalla maldicenza? Per esempio il non ascoltare, perché dalle nostre parti, non so se in Canada si dice così, chi tace acconsente. A volte ci sono delle persone che dicono, vabbè, ma io mi sto limitando ad ascoltare. Però in realtà si sta prestando ad ascoltare della maldicenza. Quindi è sbagliato, non è sbagliato? Come bisogna comportarsi in questi casi? Credo che se noi godiamo ad ascoltare le persone che criticano ingiustamente, che calunniano, significa che noi siamo gli stessi come loro. E se noi ascoltiamo senza reagire, stiamo diventando parte di quel peccato, di quella persona che sparla. Se non vogliamo sparlare di qualcuno, dobbiamo esaminare regolarmente i nostri atteggiamenti, le azioni verso degli altri, e quando qualcuno viene a noi per sparlare dobbiamo dire: aspetta, adesso andiamo dalla persona che stai sparlando e cerchiamo di aggiustare tutto. Non essere una spugna. Per esempio, negli anni che sono nel ministero, difficilmente le persone vengono a me a sparlare degli altri, perché già sanno che io non li ascolterò e che io sarò parte alla risposta di unire, non disunire. Perciò se tu dici, pastore, ma come mai tutti vengono a me a dirmi queste cose, significa che già sanno che tu sei come una spugna, che tu godi di quel parlare contro gli altri. E infatti c'è un verso che dice che appunto la maldicenza è come ghiottoneria, come dicevamo prima, ma c'è anche un'altra cosa che noi dobbiamo tenere in considerazione, che chi ascolta si rende partecipe di quella maldicenza, e addirittura in Proverbi 17,4 c'è scritto: il malvagio d'ascolto alle labbra inique e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché abbiamo parte di responsabilità e siamo addirittura additati da Dio come malvagi e bugiardi. Quindi è parte anche nostra responsabilità quando ci mettiamo lì pronti come una spugna ad assorbire tutta questa maldicenza. Ma perché la maldicenza provoca tutto questo piacere? È interessante, perché anche Proverbi 18,8 dice: le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. C'è una tendenza nella natura umana a godere quando si ascoltano e si condividono il piacere di ascoltare le cattive notizie, i difetti degli altri. Il pettegolezzo è un contagio dilettevole per l'animo perverso umano. Perciò stiamo a soddisfare la natura del peccato in noi, non la nuova natura che abbiamo in Cristo Gesù. Questo pettegolezzo penetra senza trovare resistenza fino a toccare i pensieri, le emozioni più profonde in noi. È come se stessimo a goderci un cibo prelibato. Ma cari, se questo succede a noi, dobbiamo pentirci nella presenza del Signore e chiedere aiuto a Dio di liberarci, perché questo è un grave peccato, è una parte terribile della nostra natura che dobbiamo portare alla croce e crocifiggere con Cristo Gesù. Bene, hai parlato di chi si pente, quindi probabilmente c'è qualcuno che ci sta seguendo e si sarà reso conto
davanti a Dio si sarà sentito accusato da questa parola, ma noi sappiamo che il nostro Dio è misericordioso. Quindi chi si pente ha comunque la possibilità di andare davanti al Signore e confessare. Il salmista nel Salmo 141 verso 3 dice: Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca e sorveglia all'uscio delle mie labbra. Quindi vediamo che per pronunciare queste parole vuol dire che è un cuore pentito, che si rende conto che forse parla un po' troppo, dice delle parole a sproposito, pecca con il suo modo di parlare. Che consiglio vogliamo dare alle persone che magari si sentono in questo momento afflitte perché si rendono conto che loro cadono spesso in questo peccato? Quando ci sentiamo colpevoli, grazie a Dio per questo, perché se la nostra coscienza non ci fa più portare dolore, siamo perduti. Allora dobbiamo ringraziare Dio se la nostra coscienza continua ad essere soffice, ma dobbiamo pentirci veramente e poi dobbiamo cercare con l'aiuto del Signore di non farlo più. Naturalmente ogni volta che cadiamo dobbiamo pentirci all'istante e poi continuare a trovare la forza nel Signore. Qualcuno ha detto: non ci sarebbero così tante bocche aperte se non ci fossero così tante orecchie aperte. Perciò non soltanto usa le tue parole per il bene, ma non ascoltare persone che vengono a sparlarti degli altri a te. Non avere le tue orecchie aperte al male. Vi ricordate che quando un servo venne a Davide per portargli la notizia che Saul era morto, Davide lo fece ammazzare. Questo servo pensava: ma sto facendo qualche cosa di buono, perché sono sicuro che Davide vorrà sentire la buona notizia che il suo nemico è morto. Invece neanche quello ha voluto ascoltare Davide, perché vi ricordate che Davide ha pensato che anche se Saul fosse nel male, era l'unto di Dio e non voleva toccare l'unto di Dio, non voleva sparlare contro l'unto di Dio. Purtroppo tante persone oggi hanno perso il timore del Signore e lo fanno così facilmente. Elio, c'è un verso che in Proverbi 20:19 che dice: chi va sparlando palese segreti, non ti mischiare con chi apre troppo le labbra. Ma questo verso ci invita a cercare degli amici che non spettegolano e non fanno maldicenza, cioè ci invita proprio a prendere distanze da chi lo fa sempre, proprio come abitudine. È giustissimo, perché il vecchio detto è: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. E questo è verissimo. Se abbiamo a che fare con persone che sono maldicenti, sono calunniatori, non siamo meglio di loro. Perciò non dobbiamo avere niente a che fare con coloro che sono maldicenti e calunniatori, se non che siamo lì per aiutarli, ma non per unirci a loro, e perché diventeremo parte del peccato che loro stanno facendo. Quindi ti chiedo, visto che siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, di dare un'ultima parola, quello che il Signore mette nel tuo cuore, un messaggio per chi ci sta seguendo. Va bene. La Bibbia quindi ci esorta a non fare maldicenza e non giudicare nessuno. Ma per non fare ciò, cosa dobbiamo fare? In primo luogo, dobbiamo considerare l'altro. È il nostro fratello, la nostra sorella in Cristo Gesù. Cristo Gesù ha dato il suo sangue per quel fratello, per quella sorella che stiamo sparlando. In secondo luogo, dobbiamo considerare la parola di Dio, metterla in pratica.
La Bibbia ci dice di amare il prossimo e quando non lo facciamo stiamo dicendo che la parola di Dio non è buona, giusta, perfetta e ci stiamo mettere al di sopra della parola di Dio. In terzo luogo, dobbiamo considerare che solo Dio è il giusto giudice, l'unico in grado che può salvare e che può distruggere. In quarto luogo, dobbiamo considerare noi stessi. Chi siamo noi per giudicare gli altri? Noi non siamo Dio, non abbiamo informazioni perfette sulla vita degli altri e anche noi siamo peccatori. Perciò che Dio ci aiuti, che Dio ci guardi e che Dio possa guidare ogni nostra parola tutti i giorni della nostra vita. Perché Gesù ha detto: saremo giudicati per tutte le nostre parole. Fai che ci sia unità nella Chiesa e che ci sia il timore del Signore, che è il principio di ogni sapienza. Dio ci benedica. Grazie Elio, sono stati preziosi i tuoi consigli, i tuoi insegnamenti. Dio ti benedica e continui a usarsi di te. Veramente sei una benedizione per tutti noi. Ti saluto anche da parte di tutte le donne e gli uomini che ci stanno seguendo qui su Parole di Vita e ti chiedo di salutarci affettuosamente la tua famiglia e la tua chiesa. Dio ti benedica. Grazie, amen, pace a tutti. Bene, oggi abbiamo parlato di un argomento molto interessante, delicato allo stesso tempo, ma l'abbiamo trattato veramente con molta leggerezza. Questo perché? Perché noi vogliamo migliorare, vogliamo fare la volontà di Dio, vogliamo ben capire quali sono le cose che a Dio dispiacciono. Abbiamo parlato della maldicenza, del pettegolezzo e dobbiamo anche capire il perché è così grave, perché quando noi parliamo male delle persone, quando spettegoliamo e addirittura roviniamo la reputazione di un amico, di un conoscente o addirittura di una persona che amiamo, tante volte possiamo non più recuperare il male fatto. Ho qui davanti a me un tavolino con delle piume perché voglio appunto mostrarvi cosa succede quando noi iniziamo a parlare male di qualcuno. Ora immaginate che invece di stare in questo studio televisivo, noi siamo sul tetto di una città e azioniamo il nostro parlare male delle persone. Quando iniziamo a parlare male delle persone, succede proprio questo, vedete? Incominciamo a spargere le nostre parole dappertutto. Quindi, dopo sarà praticamente impossibile raccogliere tutto il nostro parlar male, soprattutto delle persone che ne amiamo. Quindi, prima di parlare male delle persone, dobbiamo considerare che non stiamo parlando male tenendo in considerazione che dopo possiamo recuperare, perché queste piume saranno intanto andate in giro dappertutto e per noi sarà veramente difficilissimo recuperarle. Con questo che cosa voglio dire? Voglio semplicemente sensibilizzare voi, ma anche me stessa. Prima di parlare, riflettiamo e pensiamo i danni che possiamo causare. Dopo il rimorso non ci aiuterà. Dopo quante volte abbiamo poi pentiti, diciamo a noi stessi, era meglio che non dicevo quella parola, perché le parole non possono più tornare indietro, non le possiamo più facilmente recuperare. E se nel caso sei tra quelli che stanno soffrendo perché vittima di pettegolezze e di maldicenza, io ti do un consiglio da parte del Signore. Qualche tempo fa mi sono trovata veramente vittima di maldicenza, delle persone che amavo hanno incominciato a fare maldicenza su di me. E questa cosa veramente mi ha fatto tanto male, anche perché sono state credute, pregando, anche perché credetemi, sono una persona che so difendermi, non mi mancano le parole per difendermi, ma pregavo e chiedevo al Signore di aiutarmi. Pregavo e piangevo. E in quel momento la mia carne era debole, volevo subito scoppiare, volevo telefonare, volevo affrontare queste persone per chiedere spiegazioni.
e volevo con molta forza chiedere loro come si erano permessi di parlare male di me. Ma mentre pregavo, credetemi, nel mio cuore ho sentito una voce che mi diceva: Marianna, non ti azzardare a difenderti, lascia che ti difendi io. A quel punto io ho detto: ma questa è la voce dello Spirito Santo, il Signore che mi sta parlando. Credetemi, è stata molto dura, perché le parole per difendermi già ce le avevo nella mia bocca. Quindi ho dovuto in quel momento decidere di arrendermi. Quindi ho detto: Signore, ok, io lascio fare a te. Non mi difenderò, anche se questo male mi ha colpito tanto, mi ha ferito. Lascio fare a te. Il Signore non mi ha subito riscattato, non mi ha subito rialzato il capo. Anzi, sembrava inizialmente che quasi quasi queste persone avessero avuto la meglio su di me, perché la loro maldicenza andava avanti indisturbata. Però vi posso dire che, passati diversi mesi, ad uno mi sono venuti a chiedere scusa. Hanno voluto di nuovo riallacciare i rapporti con me, e io vi posso dire che il Signore mi ha rialzato il capo e io ho sperimentato com'è bello fidarsi di Dio. Quindi, se anche tu in questo momento stai soffrendo perché qualcuno ti sta facendo del male, perché qualcuno sta parlando male di te, lascia che il Signore ti difenda, lascia che Dio difendi la tua causa. Non ti difendere da solo, soprattutto se tu sei nella volontà di Dio, soprattutto se non hai fatto alcun male. Ovviamente, se hai fatto qualche errore, io ti consiglio di chiedere scusa, di chiedere perdono e di rimediare, di riallacciare i rapporti. Ma se tu sai di non aver fatto nulla e ingiustamente sei stato attaccato, allora lascia che Dio ti difenda. Io ho fatto così e vi posso assicurare che ho ricevuto tanta di quella benedizione, perché ho provato la bellezza di essere protetta da un Dio meraviglioso. Quindi, da parte di Dio ti dico: lasciati difendere dal nostro Dio che ci ama più di ogni altro a questo mondo. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo i nostri appuntamenti, che sono sempre lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14. Ricordatevi che ogni mercoledì dopo Donne di Fede c'è la voce del pastore, edizione LIS, la lingua italiana dei segni. È un'iniziativa meravigliosa per i non udenti, che non hanno mai avuto la possibilità di ascoltare la parola di Dio. Quindi anche tu fai la tua parte, contribuisci a far sapere a queste persone, a questi fratelli che non hanno mai potuto ascoltare la parola di Dio, che Parole di Vita sta offrendo questo servizio meraviglioso. Quindi non mancate, ogni mercoledì subito dopo Donne di Fede c'è la voce del pastore, edizione LIS. Dio vi benedica, ci vediamo alla prossima diretta.